Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù, di buon sacco vi vogliamo. C'è un limite nella vita di uno sportivo, un muro che divide la normalità dall'eccellenza. Può essere un momento o una partita come questa. Se hai la forza di superarlo, puoi alzare gli occhi, guardare la luce e pensare di non avere più confini. Il coraggio non è mai stato non avere paura. Le persone coraggiose sono quelle che affrontano i loro timori e le loro incertezze. Sono quelli che le ribaltano a loro vantaggio, usandole per diventare ancora più forti. Negli occhi dei nostri c'è forse anche un po' di timore, come sempre quando arriva il momento decisivo. E allora, coraggio rosso-blu. Dallo Stadio Due Arti di Firenze, Bucinese Ponzacco, gara che vale la finale di Coppa Italia Eccellenza Toscana. Inizio dell'incontro affidato al Ponzacco con Fiale che lancia lungo subito per Pieroni. La Bucinese con Pavani cerca l'imbeccata al centro per il numero 7 Desiderio, Cappellini attento. È Doveri che inizia con un tiro debole respinto dalla difesa avversaria. Sempre il numero 10 Ponzacchino si incuna in area, chiede il calcio di rigore, ma l'arbitro, il signor Michele 5 di Pistoia, lo ammonisce per simulazione. Lunardi, bello il cross in mezzo respinto da un difensore. Sulla palla si avventa Balleri che soffia la palla a Mecocci, palla in mezzo per Brega che in scivolata non riesce a concludere a rete. Il momento del vantaggio del Ponzacco, Bortoletti si appoggia in mezzo per Doveri, il suo inserimento è frenato da cattedra per l'arbitro Michele 5 di Pistoia e calcio di rigore sul dischetto. Cristian Brega intuisce Bonecchi ma la palla si infila all'angolino, è al 17° minuto. Ponzacco in vantaggio con Cristian Brega. A festeggiare sotto i tifosi, gli ultra presenti anche quest'oggi a Firenze, circa 300 persone dalla città del mobile arrivate per questo appuntamento. Il Ponzacco cerca il colpo del KO Peroni, l'imbeccata per Brega, fermato in fuorigioco. È sempre Pieroni che stoppa una bella palla, l'amministra sull'out sinistro, il suo cross però è debole, facile presa di Bonecchi. Si fa vedere la Bucinese con Mecocci, la punizione lenta sul fondo. Brega di testa respinge cattedra, Bortoletti recupera palla, si appoggia dietro per Granito. Il cross del bomber Ponzacchino in mezzo, respinto da un difensore, la palla finisce sui piedi di Brega, una bomba nell'angolino basso, Bonecchi non può nulla, il Ponzacco raddoppia al 35° minuto. È grande festa sugli spalti dello stadio Due Strade di Firenze, il Ponzacco è in vantaggio per 2-0 al 35° minuto. Si abbraccia anche con Mister Lazzini, il bomber Cristian Brega. La Bucinese si fa vedere, bella la palla di Mecocci per Pavani, da due passi spedisce alto. Ci prova anche Bruni con un sinistro, raso terra, Cappellini è sulla traiettoria. Balleri per Pieroni, si gira l'esterno Ponzacchino, il tiro però è debole sul fondo. Finisce il primo tempo al Stadio Due Strade di Firenze, il Ponzacco in vantaggio per 2-0 sulla Bucinese. Nella ripresa nessun cambio per i due mister, solamente un cambio di modulo, la Bucinese passa con un 4-4-2. Doveri, bellissimo il tiro all'incrocio dei pali, Bonecchi esegue un miracolo, Granito il tiro ancora respinto da Simone. Pieroni sulla sinistra si appoggia per Giacovelli, chiuso in fallo laterale da Pavani.
uno sconto di gioco a centrocampo fra Doveri e Bruni. Bortoletti apre per Granito che si appoggia su Brega, un altro diagonale, un'altra rete, è la tripletta personale per Cristian Brega. Ponzacco 3, Bucinese 0, protestano i giocatori aretini perché chiedevano la palla, di mettere la palla fuori per un infortunio al loro giocatore, ma erano a terra entrambi, sia Doveri sia Bruni, giusto la decisione del direttore di gara di proseguire. Ci si chiarisce fra le due squadre, capitan Fiale fa da paciere. Primo cambio per mister Lazzini, esce the man of the match, Cristian Brega, applauditissimo da tutto lo stadio. Al suo posto Federico Balestri. Tifosi ponzacchini presenti. Esce anche il guerriero Daniele Bortoletti, dentro Mattia Brondi. È una fase di stallo della partita, esce anche Dinelli, sostituisce Lunardi, uscito per crampi del terzino ponzacchino. Pieroni, bello lo stop, il cross è un po' lungo per Balestri che appoggia per Granito, cerca il pallonetto su Simone, chiedeva il calcio di rigore che non viene concesso. Qui un 1-2 fra Brondi e Granito, palla di ritorno troppo lunga. Doveri ne fa fuori due, si incuna in aria, il passaggio per Pieroni proprio all'ultimo intercettato da Donati, poteva essere una palla importantissima per calare il poker. Ancora Balestri, Pieroni si fa vedere sulla sinistra, il passaggio di Balestri è troppo lungo per Tommaso Pieroni. Ponzacco che spreca molto, soprattutto in contropiede. Pieroni a tu per tu con cattedra, ma è bravo il difensore aretino a soffiargli la sfera. È l'85esimo quando Giacovelli commette questo fallo in area su Capacci. Giusta l'assegnazione del calcio di rigore che trasforma Prosperi. La Bucinese accorcia le distanze all'85esimo e spera in un miracolo di riaddrizzare questa partita, ma ormai il Ponzacco è chiuso dietro, riparte in contropiede con Pieroni, il cross in mezzo bellissimo per Balestri, era un tap-in vincente che, ma in quest'ultimo non ci arriva, quindi risultato sempre per 3-1. Ultima azione, bravo Cappellini ad anticipare Mecocci, la palla per Prosperi che si appoggia per taglia la tela, il cross in mezzo è Dinelli che anticipa il tiro di Capacci. Ultimi secondi di gioco, questa palla scodellata in aria ma fermata dall'assistente per fuorigioco. Sono 4 minuti di recupero, proprio alla fine di questi 4 minuti il signor Michele Cinque di Pistoia decreta la fine dell'incontro, il Ponzacco è campione toscano di eccellenza e ora se la vedrà con le altre finaliste nazionali per contendersi la Coppa Italia nazionale di eccellenza con finale il 2 aprile sempre allo stadio Due Strade di Firenze.
venivo. O venivo. Che poi lo immagini te con il fatto che questo blu è una roba, non si la mossi la lunga. Bravo, mettere di forza.